Buongiorno. Il sole è da qualche parte in cielo e noi stiamo per partire per la Germania. Siamo in Austria, lo potete vedere da questi paesaggi verdi e queste casette caratteristiche. E voi non lo sapete, ma c'è anche un odore abbastanza forte di merda. No, non lo dico, queste parole di cacca. Buazza. Ok, ci siamo fermati al restaurant. Come da tradizione, il mio primo pasto nei paesi germanici sarà una Wiener Schnitzel. E chiaramente andiamo de birra. Altra cosa divertente, mio papà ha ordinato una Weiss e gli ha portato un vino bianco. Non è divertente. Weiss in tedesco vuol dire bianco, quindi lui deve aver capito Weiss Wein, quindi ha portato un vino bianco e acqua, tanto per farlo incazzare ancora di più. Vai con le mani, così sembra rubrichette. Un'altra cosa che fanno nei ristoranti bavaresi è che portano le posate a parte. Mio papà si è seccato il vino per potersi ordinare la sua Weiss Beer finalmente. Molto più buona adesso, eh. Quasi ogni pasto è accompagnato da un'insalata. L'insalata è quasi sempre già condita. Eccolo qua. Un po' di sale. È la morte sua. Molto buono. Continuano a portare acqua a mio papà. Non so cosa ti vogliono dire secondo te. Pranzo finito e si riprende il viaggio. Qual è lo scopo di questa gita in Germania, oltre a passare la Pasqua con parte della mia famiglia che si trova lì? È farvi vedere la colazione bavarese. Ovviamente prima della colazione abbiamo un sacco di cose da fare. Piove. La forza di sta seduta comincia a farmi mal culo. E come ogni volta al nostro arrivo piove. Ma se tutto va bene dovrebbe smettere. Siamo in suolo tedesco. Primo step è andare al supermercato. E la parte migliore è che non bisogna mettere la mascherina in Germania. Fiori fuori e qua l'entrata. Willkommen. Questo sembra un Lidl che ce l'ha fatta. Dei salami bretzel. Questi sono la cosa più tedesca che abbia mai visto. 2,49. Beh, direi che i prezzi sono un euro in più. La pasta invece una settantina di centesimi in più. Qua hanno degli omogenizzati giganti per gli adulti. I prodotti qua direi che costano anche meno in realtà. E le marche sono quelle. Questi 23 euro. Ok, è grande ma costa un botto, cioè. Sembra un euro ma alla fine fa. Pizza spinaci. Ma soprattutto pizza prosciutto e ananas, ragazzi. Ananas. È questo che volevate? Io ve l'ho dato. Volete che la prenda e la mangio? No. Finito dal supermercato e adesso troviamo qualcos'altro da fare. Chiaramente, essendo in Germania, questa sera andremo a mangiare indiano. Ok. Siamo dall'indiano che, come vedete, è molto caratteristico. E io, che sono la persona più scontata del mondo, prenderò pollo al curry. Lo so. Ci hanno offerto degli aperitivi, qua ci stiamo bevendo del vino indiano. Eccolo qua. Questo. Penso sia zucca. Ok, cos'è? Non lo so. Penso sia zucca. Vuol dire? È molto buono, ma non so cosa sia. Facciamo qua abbiamo il riso che ci mettiamo da soli nel piatto. Assaggiamo. Speciale proprio. È diverso. Salsa rossa. Mio fratello ha preso i gamberetti. Jessica ha preso i gamberetti con mango. Ricky? Si chiama chicken vindaloo ed è praticamente molto piccante. Comunque il vino inizialmente non mi aveva entusiasmato, ma accompagnato coi piatti indiani ha il suo perché. Perfetto. Ci rivediamo domani, che oltretutto è Pasqua, e vediamo se farò la colazione bavarese domani o lunedì. Però la farò. Quindi ci rivediamo domani. Buongiorno e buona Pasqua. Oggi andrò a mangiare bavarese, come la tradizione pasquale vuole. Ora sono in gelateria da mia zia e vorrei mostrarvi come si fa il gelato. No, non è vero, solo che lo tira fuori dalla macchina perché farlo è noioso. Questa è la macchina del gelato, sta lavorando. Tra 5 minuti, quando qui arriva meno 7, è pronto per essere tirato fuori. È Mozart, il gusto delle palline di Mozart. Alla fine è come aspettare il microonde. Due franci, l'avete già visto nell'altro video, Germania. Meno 3, ci siamo quasi. Ok. Poi, dato che è il Mozart e c'è il cioccolato fondente, salsa di pistacchio. Ok.
Ora va giù più veloce. Oh yes. Grazie Franci, grazie. Purtroppo questa mattina non farò la colazione bavarese, ma mi sta per arrivare un'altra cosa interessante. Un poco di brozek. Con una fragolina e ci siamo al sole. Poi vorrei far notare che queste cannucce sono vetro e non è male bere dal vetro. Sembra una mini bottiglietta. Perfetto, andiamo dove si va a mangiare. Eccolo, ok, molto carino, molto caratteristico. Come una baita di montagna, vedete? Birretta tedesca. Tu non bevi? Da quando mi sono svegliata ho bevuto solo alcol. Evviva! Ok, alla fine ho preso l'anera, che in dialetto veneto vuol dire anatra. Ok, grazie. Qui abbiamo il nostro petto d'anatra. Perfetto. Buon appetito. Molto buono. Mit deiner Kamera ein Foto. Ja, jetzt oder später? Jetzt. Ah, okay, okay. Il cameriere ha insistito per farci una foto mentre mangiavamo. Mettici il punto e si mette anche carotina. Qui bene. Quindi si faccia un crowd. Gratin di patate. Ma abbiamo un gratinato di patate. È veramente molto buono. Ora mi godo un attimo il pranzo e ci rivediamo dopo. Allora, in questo momento di noia abbiamo deciso di tagliarmi i capelli. È scorizzato. No, giuro. Allora, uno e due. Ok, ora io avendo diviso perfettamente a metà, taglieremo sopra. Vai. Taglio, Si sa. Ok, più o meno. Ok, quindi sono tutti storti, abbiamo sbagliato tutto, però adesso Eli mi mette a posto, vero Eli? Ti giuro. Vai. Faccio le robe fatte bene, se no. Come sono tanto storti? È una V. Ma forse non la dovremmo farlo sopra il tappeto perché tua mamma ha pulito. Ah, cazzo. Perfetto! Qua abbiamo mia cugina, figlia di Katie, quella che ci ha insegnato a far bollire l'acqua. E niente, avete visto il mio metodo di tagliare i capelli? Non è riuscito. Le ciocche le metterò in vendita a 12 euro l'una, ne ho solo due. Affrettatevi! Ottimo! Non lo so, Elise, c'è qualcosa che non va. Adesso lo zio sta guardando se ci sono le trote. Ma non che ne. Visto che oggi è una bellissima giornata, siamo nella natura. Partiamo. Oh porco due. Ok. Hola. Supa. Molto bello. Questa sera mangeremo di nuovo tipico. Andiamo al McDonald's. Eccolo qua, a me sembra che, boh, come quello del normale. Queste patatine sono buone. Beh, non mangiavo al Mac da anni. Metterò dentro le patate. La salsa del Big Tasty è pazzesca. Dopo le scale di oggi. Weekend impegnativo. Ci rivediamo domani per la colazione bavarese. Buongiorno amici, allora finalmente farò la colazione bavarese, però dato che è troppo presto per farla in un locale bavarese, mio fratello ha deciso di prepararcela. Lì dentro ci sono i Weisswurst, che per chi non lo sapesse sono questi. Ora, cosa interessante, tipo le mie cugine sono con i loro amici, non ancora, andranno con i loro amici a fare la colazione bavarese anche loro, e io pensavo fosse una tradizione di Pasquetta, invece no, lo fanno solo quando c'è bel tempo e hanno una giornata libera. Perché devono avere la giornata libera? Perché la mangiano con una Weissbier. Io per ovvie ragioni, dato che non ho la giornata libera, dopo ne berrò mezza. L'altra mezza la darò a mio fratello, che tanto lui dice sempre di sì. Ricky, fai mezza birra con me? Poi con sé. Sì.
Grazie. È un pretzel che non ha la forma del tradizionale pretzel, ma se cammina come una gallina e parla come una gallina, è una gallina. Quindi questo è un pretzel. Non era così? Allora, togliamo la pelle esterna. Comunque è buono. Non sono di breve. Ah, sì, sì, sì. Ok, ne prendo un altro. Non ho rovesciato niente. Si guarda. Ah, colazione sotto... finita, molto buona, ci sta. Quindi, video finito perché finalmente ho fatto questa colazione. E ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti per aver guardato fin qui, se avete guardato.